Cari amici di Cane Gatti e compagnia, benvenuti. Oggi sarà una puntata davvero speciale, abbiamo tanti servizi da farvi vedere. Io direi di partire subito anche con il primo. Andiamo in provincia di Cremona, Olmeneta, andiamo a conoscere i mini Bull Terrier, che sono una delle mie razze assolutamente preferite perché sono simpaticissimi e scatenati. Lo facciamo grazie a Simona Calcagnini dell'allevamento Springer Mini Bull e insomma, sono tutti cuccioli, c'è da diventare matti, quindi guardiamoli insieme. Amici di Cani Gatti e compagnia, benvenuti. Oggi parliamo di una razza che è stata tanto vista all'interno dei film, dei telefilm, nelle televisioni, una razza che sta tornando ancora molto di moda. E come sapete le mode purtroppo fanno sia il bene del cane ma a volte anche il male, perché tante persone si avvicinano senza poi veramente capire chi si portano a casa. Parliamo del Bull Terrier Miniature e siamo in provincia di Cremona, lo facciamo insieme a una bravissima allevatrice che è Simona Calcagnini dell'allevamento Springer Mini Bull. Grazie Simona per averci ospitati qui a casa tua. Grazie a voi per essere venuti. Allora Simona, noi ci siamo già viste, sei già venuta più volte ospite all'interno della trasmissione. Abbiamo forse più parlato dell'aspetto estetico di questi cani, di come devono essere, ovviamente abbiamo parlato anche tanto della salute, perché è sempre importante quando si alleva e soprattutto quando si porta a casa un cane, ovviamente selezionato, un cane di razza, di informarsi bene sulla salute. Ma oggi ci vogliamo concentrare su un altro aspetto, che è quello caratteriale, con la conseguente educazione da parte del proprietario. Quindi io direi di iniziare a parlare di loro. Abbiamo qua tantissimi cuccioli che sono appunto i tuoi cuccioli, poi ci racconterai un po' anche di questa tua passione e capire un po' il carattere del Bull Terrier e cosa ci dobbiamo aspettare quando lo portiamo a casa. Allora, quando si acquista un Bull Terrier, che sia un miniature o uno standard, le differenze sono realmente minime, soprattutto a livello caratteriale. Bisogna comunque entrare nell'ottica che sto comprando un cagnolino che ha un certo tipo di temperamento, quindi è un cane molto determinato nelle sue azioni, è un bull, quindi è molto testardo. Pertanto quello che noi allevatori suggeriamo sempre è di cercare in qualche modo di contenere sia l'irruenza che naturalmente la forza fisica che hanno questa tipologia di cane. Quindi utilizzare delle gabbiette quando magari uno si assenta da casa, la gabbietta serve comunque a scopo educativo, non è assolutamente punitivo per il cane, anzi loro la vivono proprio come una tana, tanto che se gli si lascia allo sportello e lì si abitua a questa situazione, loro la notte ci vanno più che volentieri, ma anche durante il giorno a riposarsi, cosa che quindi fa sì che il cane, anziché saltare, andare sul divano piuttosto che o rompere oggetti mobili, distruggere tutte queste situazioni, se noi comunque gli facciamo capire che la gabbietta è il luogo dove si può rilassare, in più diventa anche magari un po' punitivo alle volte quando il cane tende ad esagerare, ma soprattutto ci dà la sicurezza che se andiamo via di casa per un paio d'ore, naturalmente mettendogli una ciotolina d'acqua all'interno, il cane sta tranquillo, non fa danni. Il problema del fare danni non è solo fare il danno in casa, ma il fatto che potrebbe ingurgitare involontariamente qualcosa e poi lì sono dolori. Quindi questo è quello, è, diciamo, una delle cose importanti che noi tendiamo a consigliare. O piuttosto magari una gabbietta, una cuccetta con un piccolo recintino, almeno fino a che il cucciolo non è arrivato ad un'età in cui si riesce a intuire se effettivamente è un distruggitore o meno. Quando portiamo a casa un cucciolo,
un cucciolo di Bull Terrier. Cosa consigli alle future famiglie? Quali sono le prime regole base da seguire per poi aiutare il cane nella comprensione della vita quotidiana? Ma allora, vabbè, chiaramente oltre a quelle che sono le cose necessarie, quindi il mangiare e qualche giochino, perché comunque anche i giochini sono fondamentali, li utilizziamo già noi in allevamento perché sono comunque utili a scopo educativo. E poi cos'altro consigliamo? Consigliamo di far sì che praticamente il cucciolo abbia una sua zona dedicata, non che questa venga spostata di continuo, in modo tale che per il cucciolo ha un punto di riferimento, perché comunque in allevamento, soprattutto nella fase dello svezzamento, loro iniziano ad utilizzare la loro cuccetta, il loro spazio, e quindi tengono pulito lo spazio magari sia all'interno della cuccia che nella zona antistante, e sanno che devono sporcare da un'altra parte. Sono fondamentali i giochini, questo perché comunque è un cucciolo e ha bisogno di entrare in una fase, diciamo, esplorativa. L'altra cosa che io ritengo molto utile è il discorso di andare a fare dei corsi di puppy class, perché comunque oggi ci sono tantissimi bravi addestratori, c'è tanta gente che sta lavorando in maniera molto seria in questo senso, e il discorso della puppy class aiuta sicuramente il nuovo proprietario a entrare in quella che è l'ottica di quelle che sono le regole base, e si crea quindi un rapporto fondamentale fra il cucciolo e il proprietario, e soprattutto tante volte questi servono quasi per educare di più il proprietario che non il cucciolo. Sicuramente una fase molto importante è anche la socializzazione, fin da quando è piccolo, ovviamente dopo i vaccini, perché capita spesso di vedere, soprattutto se guardiamo su internet, Bull Terrier che cercano casa poiché magari non sono stati cresciuti nel corretto modo e odiano praticamente tutto il mondo circostante. Sì, allora diciamo che questi sono casi estremi, nel senso che magari è stato un cane, un cucciolo magari un po' esuberante, che non si sapeva come fare a contenerlo, e magari l'hanno chiuso in un box 24 ore su 24. Questo non c'è niente di più deleterio per qualunque cane. Naturalmente, essendo un Bull Terrier, il discorso cambia, perché loro hanno un'attitudine al morso abbastanza importante, e quindi sicuramente quelli sono casi in cui magari la famiglia si è ritrovata di fronte ad un cane magari un più, diciamo, iperattivo rispetto a quello che potessero essere altri, e sono rimasti a un certo punto magari anche delusi, e tanto che il cane poi lo chiudono. Isolarlo. Diciamo che la cosa più importante è sicuramente la socializzazione, quindi cercare di portare il cucciolo all'esterno il più possibile. Ma un'altra cosa molto importante è che già parte da noi allevatori la parte, diciamo, come far sì che il cucciolo non sia troppo aggressivo o troppo timoroso, perché in realtà la maggior parte dell'aggressività che viene fuori dal Bull Terrier è un'aggressività che nasce dalla paura. Dalla paura legata al fatto che magari non ha sentito i rumori, non è abituato, è stato chiuso magari in una nursery per ben 2 mesi, quindi per 60 giorni il cucciolo non ha mai avuto la possibilità di sentire dei rumori esterni. È normale che io porto quel cucciolo all'esterno, sente passare, sente parlare alle persone, sente la radio, sente la tele, impazzisce, dice che sta succedendo, si spaventa, e quindi a maggior ragione una puppy class è fondamentale, perché un addestratore capirà che sicuramente il cucciolo già nella fase in cui è presso magari l'allevatore non ha ricevuto certi stimoli. Ecco, anche tu mi raccontavi prima di iniziare la ripresa che proprio nella tua esperienza hai notato un netto miglioramento quando hai cambiato proprio struttura e, tra virgolette, modo di allevare, nel senso che hai più spazio, i cani sono più all'aperto, e forse anche questo li aiuta in una crescita migliore, sia fisica che mentale. Allora, la cosa sicuramente completamente diversa fra allevare in appartamento piuttosto che comunque in strutture consone a questo tipo di esperienze di lavoro è
il fatto che comunque il cane all'interno di un appartamento non ha tutti quelli che possono essere i supporti di sviluppo sensoriale, cognitivo, che sono comunque necessari per il cane, perché chiaramente in appartamento io sì, potrò accendere la televisione, tenevo la radio accesa, però la banalità può essere anche solo il fatto che in allevamento c'è la parte magari di cemento, poi c'è comunque la parte di erba, e sono cose che in casa sono un po' difficili da ricreare. E per il cucciolo, soprattutto in una fase di crescita importante, che è quella dal 30° al 60° giorno, oppure oltre, perché può capitare che rimangano un po' di più da noi, anche il tipo di pavimento è importante. Quindi in passato avevo comunque il parquet e mi rendevo conto che i cuccioli non crescevano nella maniera corretta, quindi avevo trovato delle soluzioni per. E questo, diciamo, che fa un po' la differenza fra il passaggio da essere privato a diventare poi diciamo allevatore, o perlomeno provarci. Ecco, tantissimi purtroppo in questo momento, come stavo dicendo, è ripartita la moda del Bull Terrier, soprattutto del miniature, perché ha anche proprio una struttura esatto diversa e più piccolo. In tanti si stanno buttando nella riproduzione di questo cane. Ovviamente da qualche parte gli allevatori hanno iniziato, anche loro prima di essere allevatori erano dei privati che hanno provato, però anche fra i privati ci sono, come posso dire, due aspetti diversi: chi lo fa in un'ottica futura o comunque ci mette passione, e chi purtroppo lo fa soltanto per uno scopo economico. Questo porta a dei gravissimi danni sulla razza, sia a livello di salute, ma come dicevi prima te, a livello caratteriale del cane. Assolutamente sì. L'altro giorno, navigando su Facebook, quindi ma anche su altri social, mi è capitato un ragazzo che aveva appunto preso una cagnolina da un privato. Questa cagnolina gli è stata ceduta a 50 giorni, cosa che naturalmente è a termini dimensioni, lo sviluppo del cane non era completato, il rapporto con la madre era stato, diciamo, interrotto anticipatamente, anche perché la mamma comunque aveva purtroppo ucciso un altro cucciolo, e questo fa parte di quel patrimonio di situazioni che è vero, si affrontano, possono succedere queste cose, può succedere magari di avere una mamma che è un po' più diciamo aggressiva o gelosa dei suoi cuccioli, però cedere un cucciolo a 50 giorni assolutamente no, anche perché per esempio mi domando, noi facciamo il primo vaccino, lo facciamo fra il 50° e il 55° giorno, dopodiché, siccome il primo vaccino è abbastanza delicato per il cucciolo, di solito ci diamo un'altra settimana di tempo prima di consegnarlo, per vedere che il vaccino abbia fatto tutto nella maniera, diciamo, l'escursus del vaccino non abbia creato problemi al cucciolo. Il discorso è, sono tutti questi piccoli dettagli che fanno, diciamo, sì che ci sia una differenza. Mi diceva questo ragazzo che ha preso questa cucciolina che in realtà adesso fra 6 mesi La mamma di questo cucciolo riprodurrà ancora. Assolutamente no, come tutti noi ben sappiamo, fra un calore e l'altro, fra un parto e l'altro deve intercorrere almeno 2 calori della cagnolina per far sì che l'utero si riposi. Lì vuol dire, ahimè, pensare solo al vil denaro. Assolutamente sì. Simona, so che tu segui anche diverse gare dove partecipi, ne avevamo già parlato, porti a casa sempre dei buonissimi risultati. Sempre. Ovvio, non sempre, sempre, bisogna anche accettare. Sì. Però, nel senso, sei veramente molto apprezzata con i tuoi cani. E voglio di raccontarci un po' come si svolgono queste gare, cosa guardano per la maggior parte i giudici. Allora, naturalmente il giudice, la cosa che guarda in primis è quello che può essere l'aspetto morfologico, quindi guarda sostanzialmente il fenotipo del cane. E l'altra cosa comunque molto importante in esposizione è l'atteggiamento che il cane ha in esposizione. Quindi si guarda al cucciolo oppure all'adulto, che naturalmente ha una presenza importante nel ring, e lo riempie
riempie il ring di se stesso, e con il Bull Terrier questo è una cosa importante, perché vedere un Bull Terrier magari un po' con la gobba, con la, con la coda fra le gambe, perché sicuramente proprio la gara non gli piace, quindi già è un, diciamo, un aspetto caratteriale che non aiuta sicuramente chi vuole andare in esposizione se il cane è timido o comunque è un cane che non sa ben relazionarsi nell'ambito dell'esposizione. Poi si passa magari all'aspetto eccessivo, che però devo dire la verità è molto apprezzato dal giudice, cioè il Bull Terrier che quando si fa il, diciamo, il ring tende a saltare, ad essere particolarmente giocoso. Ecco, questa è una cosa che al giudice piace. È chiaro che poi nel momento in cui il cane deve essere piazzato deve essere fatto in maniera eccelsa, però vedere il temperamento, sì, vedere l'aspetto, diciamo, del Bull Terrier che come sappiamo è bello focoso e soprattutto in alcuni frangenti è un aspetto che viene assolutamente considerato. Se sul ring il cucciolo, il cane scodinzola, se tiene comunque le orecchie in attenzione, quindi non solo parte estetica ma anche parte comportamento, diciamo, di atteggiamento, no? In gara. Assolutamente. Simone, allora diciamo che il Bull Terrier sicuramente è un ottimo compagno di vita e i pregi ovviamente si scoprono vivendolo. Però facciamo un attimo il rovescio della medaglia, i difetti del Bull Terrier a livello ovviamente caratteriale. Quale tipo di famiglia può non essere adatta, o il Bull Terrier può non essere adatto per quel tipo di famiglia? Nel senso, cosa dobbiamo aspettarci a livello tra virgolette negativo di impegno? Allora, solitamente io dico, una volta che uno ha acquistato un Bull Terrier è per sempre, perché comunque hanno un modo particolare di relazionarsi all'interno della famiglia, per cui si attaccano morbosamente ai membri della famiglia e adorano sicuramente stare in quel contesto. Gli aspetti negativi, allora, sicuramente la testardaggine, sono estremamente testardi e se si sono messi in testa di fare qualcosa la devono fare, quindi bisogna imparare a contenere e a reindirizzare questa loro testardaggine su altre cose, perché se hanno deciso di distruggere il divano prima o poi lo faranno. È un cane attivo, poi ci sono magari alcuni elementi che tendono ad essere iperattivi, quindi bisogna anche lì imparare a capire l'aspetto, diciamo, caratteriale del cane per farsi distemperare questa eccitazione. È un altro aspetto sicuramente negativo, ahimè, in bocca hanno delle tenaglie e quindi se iniziano a mordicchiare qualcosa la polverizzeranno, quindi bisogna evitare di fare il gioco delle ciabatte, del tira e molla, perché sono tutti stimoli per far sì che la loro distruzione non abbia mai fine, sia degenerante, mettiamola così. E altri difetti a livello caratteriale, allora bisogna anche lì lavorare subito sul discorso di portarli al guinzaglio, perché solitamente o non camminano oppure vanno troppo, tirano troppo, quindi bisogna cercare insieme, ripeto, all'addestratore di far sì che se il cane si impunta, si mette ad ariete, che non vuole più camminare, istruirlo per far sì che almeno passeggi, oppure viceversa, se il cane mi trascina a destra e a manca, cercare un po' di trovare dei sistemi per contenere questa forza, perché sono comunque molto forti. Ecco, in casa come sono? Sono cani molto attivi o sono piuttosto pigri? Bella questa domanda, in realtà sono pigrissimi, perché siccome tutti si aspettano che questo sia un cane per gli sportivi, assolutamente no, non gli piace correre, in bicicletta ma men che meno, ma forse qualche camminata, passo però tranquillo, non troppo veloce. In casa dormono costantemente, sono capaci di dormire anche per 12 ore di filato. Con i bambini come si comportano? Allora, il cucciolo con i bambini si inserisce perfettamente, perché comunque chiaramente anche per loro è tutto nuovo, però essendo cucciolino impara a gestire anche il rapporto con il bambino. Il Bull Terrier miniaturo, ripeto, standard, secondo me è la stessa identica cosa. Adulto che per la prima volta vede un bambino, ci vuole un po' più di attenzione, perché chiaramente è un cane forte e magari
il bambino, soprattutto quelli un po' più piccolini, si eccitano, iniziano ad alzare la voce, cosa fanno? Corrono. Allora, in quel caso bisogna fermare la situazione, perché si sviluppa solitamente, diciamo, il discorso del gioco, che però potrebbe degenerare in una situazione di predazione. È chiaro che loro non attaccherebbero mai, perché proprio non hanno l'attitudine ad attaccare l'essere umano, tantomeno i bambini. Però, ecco, un bull terrier adulto che non ha mai visto un bambino, lì comunque, insomma, un po' di attenzione. Ma poi anche come avendo un chihuahua piuttosto con qualsiasi cane, ecco, non terrei mai da solo un bambino con un cane. Assolutamente. Simona, dato che loro sono degli instancabili pagliacci, io ti chiedo, hai qualche aneddoto, qualche ricordo loro che ti ha fatto proprio divertire, innamorare sempre di più di questa razza? Ma in realtà ogni giorno, perché poi vabbè, essendo circondati da loro, ne fanno di ogni, sono capaci di infilarsi in qualunque anfratto e rimanere bloccati. L'altro giorno ne ho trovati due bloccati sotto una cuccia, una delle cucce di legno, e non ne uscivano più, non c'è stato più verso di tirarli fuori se non alzare la cuccia e prenderli e spostarli. Come abbiano fatto ad entrare ancora me lo sto domandando. Il fatto sta che non sono riusciti ad uscire, quindi di episodi ce ne sono un'infinità. E quando si prende questo cane e lo si inizia a vivere in famiglia, uno dice, ma non è possibile che dorma in questa strana buffa posa, che magari si sieda su le assi, diciamo, delle sedie, proprio con il sedere e poi i piedini messi come se fosse seduto normalmente. Sono buffi, sono proprio dei pagliacci. In conclusione, allora, perché portarsi a casa un bull terrier? Perché ci ameranno follemente per tutta la loro vita, e lo so, questo accade anche per gli altri cani, così come per gli altri nostri amici a quattro zampe, però il bull terrier ha proprio una necessità fisica, psicologica di stare addosso a noi, di spalmarsi su di noi e quindi perché? Non c'è niente di più bello che avere un peloso addosso che non vive che per te. Grazie Simona, ti faccio i complimenti sempre per come segui il tuo allevamento. Verremo sicuramente di nuovo a trovarti. Ti faccio davvero tanti tanti complimenti. Salutiamo anche i nostri telespettatori e noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Invece è arrivato il momento di vedere, come sapete, la nostra rubrica Anima Selvaggia, che è nata in collaborazione col biologo e cassorologo Samuele Venturini. Si parlerà di specie alloctone o invasive, quindi ascoltiamo attentamente, perché purtroppo l'uomo ha combinato veramente tantissimi disastri. Benvenuti in questa nuova puntata di Anima Selvaggia. Oggi parleremo di specie alloctone o invasive o esotiche.
In questi ultimi anni si è accentuato ancora di più il fenomeno di queste specie invasive. Ma perché una specie di un altro continente, in questo caso alloctona, la ritroviamo o può arrivare nel nostro paese, per esempio l'Italia? Beh, le cause sono diverse. Possono essere motivi naturali o anche artificiali. Quali sono quelli naturali? Per esempio un cataclisma, un uragano o una tempesta che permette alla specie in questione di cambiare rotta di migrazione o cambiare percorso di alimentazione e quindi si vedrà proiettata in un altro luogo, in un'altra zona dove potrà fondare nuovi nuclei. Altre cause di arrivo di queste specie animali da territori esterni sono per esempio riconducibili a fattori prettamente umani, ad esempio gli allevamenti della pelliccia, pensiamo al castorino altrimenti detta nutria, pensiamo al visone americano, oppure al traffico di prodotti ad uso alimentare piuttosto che industriale o al commercio, ad esempio le navi e le acque delle stive delle navi trasportano da un continente all'altro milioni di specie di microrganismi. E questo ha portato a instaurarsi di nuovi equilibri e purtroppo anche al crearsi di impatti e squilibri. Tendenzialmente la natura tende a ritrovare di per sé un equilibrio, appunto. A volte questo comporta estinzione di alcune specie, altre volte invece si creano delle vere e proprie nicchie. Quali sono le specie esotiche che arrivano da altri continenti ma sono presenti nel nostro territorio italiano? Beh, sono sia vegetali che animali. Per esempio, l'ailanto o pianta del paradiso è un organismo vegetale che è stato importato per il bacco da seta. Purtroppo non si è riusciti a contenere la sua diffusione di questa pianta e attualmente la troviamo lungo tutte le direttrici delle autostrade o delle ferrovie. Questa pianta cresce tantissimo rispetto alle nostre specie vegetali e può creare problemi di competizione. Stessa cosa per la robinia. Un altro problema che può creare una specie vegetale introdotta è a livello allergico. Per esempio l'ambrosia. L'ambrosia è una pianta originaria del Nord America degli Stati Uniti che è stata importata dai semini che si danno da mangiare agli uccelli. Ovviamente chi ha i canarini dà questi semini, ma spesso e volentieri le persone lasciano dei semi sui davanzali delle finestre e ciò attira anche gli uccelli che vivono in libertà, per esempio passeri, merli, cinciallegre, pettirossi, eccetera. Questi uccellini, mangiando i semi con dentro anche quelli di ambrosia, andranno poi in giro e con le loro feci diffonderanno poi questa specie alloctona. Tutti sappiamo appunto gli effetti che può creare, quindi forti shock anafilattici, allergia, insomma può diventare anche un problema sanitario. Per quanto riguarda invece gli animali, casi particolari di specie alloctone sono, oltre alla nutria già citata in precedenza, abbiamo le carpe, i pavoni, i fagiani, ma anche lo scoiattolo grigio, la tartaruga dalle orecchie rosse e altri predatori come i cani procione, che abbiamo anche in questa struttura. Ma qual è il problema che creano queste specie? Purtroppo è la competizione o l'impatto che hanno verso altre specie native dei nostri luoghi.
Ma cosa possiamo fare noi per arginare questo fenomeno? Beh, ci sono dei metodi, sia cruenti come purtroppo lo è l'abbattimento, ma anche esistono metodi ecologici, come per esempio l'ingegneria ambientale, la valorizzazione dell'ambiente e quindi non solo del territorio, ma anche dei predatori, e il controllo della fertilità. Quindi si va ad agire con metodi biocompatibili sulla natalità delle specie. In termini pratici significa intervenire con immunocontraccezione e sterilizzazione. Abbiamo visto come si è intrecciato il mondo degli animali e degli esseri umani che tra loro interagiscono, per cui questa puntata termina qui, ma se volete continuare a conoscere e scoprire aneddoti e curiosità sul mondo della natura, seguiteci e alla prossima puntata. Adesso piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete con noi perché Cani e Gatti continua. Bentornati dalla pausa pubblicitaria, adesso ci spostiamo in provincia di Milano dove conosciamo questa associazione che è nata da poco. Sono delle ragazze, l'associazione si chiama Rescue Bau, si occupano di animali abbandonati, animali in difficoltà, in particolar modo di cani, e lo fanno in questa pensione a 5 stelle, ovviamente in attesa che loro trovino una famiglia. Amici di Cani, Gatti e Compagnia, siamo in provincia di Milano per farvi conoscere un'associazione giovane che si occupa di aiutare gli animali. Sto parlando di Rescue Bau e siamo in compagnia di Alice, che è la presidente. Proprio a lei chiediamo di parlarci un po' della vostra associazione e soprattutto come è nata. Allora, Rescue Bau è nata il 4 dicembre dell'anno scorso dal desiderio mio, di Valentina e di Ilenia, che dopo conoscerete, di avere un'associazione che effettivamente potesse aiutare gli animali, ma seguendo i nostri canoni, quindi un aiuto che sia più completo possibile per degli animali che altrimenti molto spesso o vengono dimenticati in canile oppure vengono dati in adozione, però poi ritornano in canile per delle adozioni non corrette, insomma non molto pensate. Noi siamo sul campo da anni, io faccio da 14 anni questo lavoro, diciamo, mentre Ilenia è dal 98 che si occupa di cani e di cani che cercano casa. E noi essenzialmente ci preoccupiamo di cani che sono in gravi situazioni di disagio, cani in canili lager, quindi canili dove non è assolutamente soddisfatto il benessere del cane, non ci sono le necessità soddisfatte del cane, proprietari che per gravi problemi personali o per incoscienza o per ignoranza lasciano il loro cane a qualcun altro, hanno bisogno di trovare una nuova sistemazione al cane, oppure anche cani randagi trovati molto spesso al sud in strada che non possono essere messi al sicuro perché ci sono già canili fin troppo sovraffollati, e quindi ci sono volontari piuttosto che gli stessi enti che si occupano del randagismo che ci chiedono di salvare effettivamente qualcuno.
Diciamo che i cani di canile, abbiamo visto in questi anni, hanno sempre un po' tutti delle problematiche, perché già solo il fatto di rimanere tanto tempo in box per lunghi periodi, quindi non si parla di una settimana ma si parla magari di mesi o di anni, hanno delle problematiche date dal fatto che loro sono animali sociali e sono isolati dalla società. Il nostro lavoro è proprio riuscire a riabilitarli e reimmetterli nella società degli uomini. Cani di canile molto spesso hanno paure, mostrano segni di aggressività dati dal fatto che non sanno comunicare in altro modo, piuttosto che non sanno fare le scale, non hanno mai visto un'automobile, non sanno cos'è una pallina, però sono tutte cose importanti da sapere per trovare una casa. Quindi la Rescue Bow quello che fa è impegnarsi ad insegnare ai cani a essere cani di casa e non cani di canile. Sicuramente è davvero molto, molto bello questo, anche perché sappiamo che purtroppo capita spesso che quando andiamo in un canile, in una struttura, vogliamo portarci un cagnolino a casa, poi magari ci sono persone che quando se lo sono portato a casa lo riportano in struttura perché non sanno poi come gestirlo. Esatto, allora l'errore più comune è un errore fatto in buona fede, è scegliere il cane in base all'estetica. Mi piace il cane piccolo, mi piace il cane che assomiglia al border collie. Il problema è che l'adozione deve essere molto ben ponderata in base alle nostre necessità e alla necessità del cane. Per questo motivo noi chiediamo a tutti i nostri potenziali adottanti di parlarci di loro in modo da conoscerli il più possibile, conoscere le loro abitudini, conoscere anche le aspettative che hanno nei confronti del cane che vorrebbero adottare. E in questo modo cerchiamo di associare il cane giusto alla famiglia giusta, perché una famiglia può essere perfetta per avere un cane, ma non adatta ad avere un particolare cane. Esempio banale, io sono una persona molto sportiva, diciamo che portarmi a casa un cane che è terrorizzato dal mondo e quindi non vorrebbe mai uscire da sotto il letto non è la mia vocazione, come ci sono persone che invece hanno un'elevata voglia di aiutare dei cani veramente problematici, e allora giusto è aiutarli in un percorso che permetta a questi cani poi di andare a casa. E di cani problematici ne abbiamo avuti, abbiamo avuto delle splendide adozioni di cani che non uscivano dal box e stavano sempre sotto la cuccia, e adesso sono dei cani felici in famiglia dopo anche mesi di percorso. E uno sta proprio passeggiando qui vicino a noi. Esatto, la nostra Dana, che in questo momento è la sdraiata. Lei è un cane che è stato trovato da cucciolo, erano 11 fratellini. Purtroppo su 11 fratellini sono sopravvissuti solo 3 alla parvovirosi. Lei è una dei 3. Il problema è che sono stati per anni chiusi in un box senza vedere nessuno, quindi quello che è successo è terrore del mondo, terrore delle persone. Il nostro lavoro è stato non insegnarle ad andare al guinzaglio, ad andare in macchina, perché è ancora troppo presto, perché la sua paura è veramente molto radicata in lei. Però in 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere Dana che ci scodinzola, che dorme serena, adesso in presenza di estranei è lì che comunque è sdraiata, si sta facendo i fatti suoi, gioca con gli altri cani, insomma è sicuramente più felice di prima. Alla fine è brutto vivere nella paura. Mentre anche lei è una cagnolina che doveva morire perché la madre incinta è stata trovata e, visto che non volevano farla partorire in luogo pubblico, hanno minacciato di sopprimerle i cuccioli così pronti via, e quindi una volontaria si è subito attivata, ha salvato la mamma. Come si chiama lei? Lei è Angie ed è la nostra guida dei cani con problemi. Lei aiuta, lei è molto equilibrata, aiuta gli altri cani a imparare a essere cani. Attualmente avete 9 ospiti, uno proprio ve lo stanno per portare. Esatto. Tutti i vostri cani ovviamente sono da adottare, assolutamente. Assolutamente, sì. Noi per scelta associativa non accogliamo più di 10 cani, in modo da poter dare a tutti questi cani esattamente quello di cui hanno bisogno. Troppi cani. Avere troppi cani sfocia molto spesso in non dare sufficienti cure a questi cani. Anche solo il fatto che noi cerchiamo di garantire 3 volte a settimana un'uscita, un'attività particolare per smuoverle un po' dalla loro routine, dalla noia. E tutti i nostri cani sono visionabili, diciamo, potete venire a trovarli la domenica. E tutti hanno le loro caratteristiche, i loro pregi, i loro difetti, ma sono tutti in adozione. Ricordiamo dove li tenete. Allora, noi siamo in località Isola Bettolina, a Gaggiano, in provincia di Milano.
ci si può contattare tramite il nostro sito www.rescuebau.it e per prendere un appuntamento, in modo che siamo sicuri di essere qua e non essere magari fuori in campagna con tutti i cani. E niente. Avete bisogno di volontari che vi aiutano? Assolutamente sì, la nostra è un'associazione privata, quindi abbiamo sempre bisogno di manodopera, come abbiamo bisogno di fondi in realtà, perché non abbiamo contributi statali. I nostri volontari sono indispensabili per insegnare a questi cani a fare i cani, quindi la pensione dove li teniamo li fa sempre uscire e bada al loro benessere generale. I volontari insegnano ad andare al guinzaglio, a uscire in passeggiata, ad andare in paese, a giocare. Molti non sanno giocare quando vengono da noi. E quindi assolutamente sì, ci servono sempre volontari. Tutti i volontari poi vengono presi sotto le sgrinfie dei nostri educatori in modo da imparare proprio a comunicare correttamente coi cani. E poi i volontari sono anche fondamentali per le raccolte fondi. Banchetti, feste di paese, eventi sono alla fine il nostro maggior sostentamento. Noi paghiamo 150 euro a cane al mese per potergli garantire questa pensione, che ha comunque 15.000 metri quadri di terreno, buona pappa, sempre pulita, con tutto un personale che si occupa dei cani. Però 150 euro sono 150 euro, se non abbiamo soldi ovviamente ci dobbiamo fermare. Alice ci diceva che qui a Rescue Bau vengono accolti, vengono salvati i cani che per troppo tempo hanno vissuto in una situazione di non benessere, quindi dei cani che hanno vissuto una vita molto difficile. Ecco perché è importante avere all'interno di un'associazione la figura come quella di Ilenia, cioè la figura di un rieducatore cinofilo, come ama definirlo lei. Sottolineiamo davvero questa importanza. Sì, l'importanza viene già dal fatto che prendiamo cani che sono stati totalmente isolati, quindi non conoscono nulla, anche la semplice erba per loro è novità, è paura, è fonte di stress. Il mio lavoro sostanzialmente è proprio quello di far capire al cane attraverso esercizi, attraverso giochi, attraverso proprio rieducazione del cane, che il mondo alla fine è bello, non è quello che hanno conosciuto, quindi le quattro mura, ma che c'è tutto un mondo fuori, l'erba, le corse, l'amicizia con l'essere umano, l'amicizia con altri cani, in modo da poterli affidare, in modo da fargli vivere la loro vita nel modo più bello possibile. Quando un cane arriva da voi, se conoscete la storia, immagino che tu sappia già dove indirizzarti, se invece siete all'oscuro del suo passato, quali sono i segnali che ti permettono di capire che cosa ha vissuto? Si fa un'attenta osservazione del cane, quindi i primi giorni viene lasciato qua per l'ambientamento, dopodiché si comincia a portarlo fuori in base a quello che io vedo, ai segnali che mi dà il cane attraverso coda, orecchie, posture e quant'altro. Io riesco a capire, o perlomeno si cerca di capire, dove il cane è stato socializzato e dove non è socializzato. È il cane stesso che me lo dice. Sostanzialmente, studiando proprio il comportamento del cane, si riesce a capire dove può avere delle mancanze, dove invece il cane è già abituato. Il mio lavoro è proprio prendere quelle mancanze e riempire il buco. È possibile fare un esempio per far capire anche ai nostri telespettatori? Allora, io mi ricordo un cane che era arrivato tempo fa, che lui non era mai uscito dal box e l'unica cosa che conosceva era il cemento. Arrivato qua, la prima volta che ha visto l'erba, era spaventatissimo di questa cosa che poteva fargli male, secondo lui. E mi ricordo che le prime volte che lo abbiamo portato nell'erba, camminava un po' come sulle uova. Oh mamma, ho paura, cioè proprio alzo la zampetta perché ne ho paura. Dopo, una volta fatto tutto il lavoro, naturalmente l'erba è arrivata ad essere la sua migliore amica, la cosa più bella dove rotolarsi. Perché è così importante rieducare un cane per poi l'affidamento?
perché prendere un cane in quelle condizioni, in qualsiasi condizione di malessere, e darlo a una famiglia, non solo creo disagio nel cane, ma vado a creare disagio anche alla famiglia, perché si troverebbe a gestire un cane non normale, con problemi grossi, e quindi andrebbe a cambiare tutto quello che è la vita familiare. Non ci sarebbe più l'uscita a bere il caffè, non ci sarebbe più la passeggiata tranquilla in riva al Ticino, dove vuoi, e quindi è bene prima lavorare sul cane e poi affidarlo, perché non tutti hanno il tempo, la forza e la voglia di stargli dietro. Tu hai una grandissima esperienza alle spalle, anni e anni proprio spesi per questo lavoro nei confronti dei nostri amici animali. Immagino che sia davvero una grandissima soddisfazione, ovviamente anche quella di vederli affidati, quindi di dare loro la possibilità di vivere in famiglia, ma proprio di dare loro la possibilità di apprezzare il mondo. Quanta gioia ti dà? È una soddisfazione personale non da poco. Ogni volta che un nostro cane fa un piccolo passo avanti, io mi sento orgogliosa dei cani, di me e dei miei ragazzi che mi stanno dietro, perché se non ci fossero anche tutti gli altri, io da sola riuscirei a far ben poco. È una grande soddisfazione. Ovviamente a un educatore, un rieducatore, possono rivolgersi anche le persone che non solo salvano i vostri cani, ma è importante che anche una qualsiasi famiglia che ha un animale domestico che ha delle difficoltà di interagire con esso, per scongiurare un abbandono è importante che si rivolga ad un educatore. Sì, assolutamente sì. La famiglia è molto importante che si rivolga sia ad educatore che a rieducatore in caso di gravi problemi comportamentali, sempre affiancato con altre figure professionali, prima dell'abbandono, perché comunque i problemi si possono risolvere. Chiedendo aiuto a persone esperte si ottiene questo aiuto e si capisce perché il cane fa una determinata cosa. Invece così, cioè senza chiedere, viaggiando solo in internet, si trova di tutto e di più. È meglio fidarsi a professionisti. Sì, assolutamente sì. Prima parlavamo di Dana. Come sei riuscita a riattivarla? Allora, in realtà Dana è stata affidata a un professionista di alto livello, quindi un veterinario comportamentalista, perché i suoi problemi erano proprio troppo grossi per un rieducatore. Quindi, affiancati da un comportamentalista, abbiamo messo una sola figura di riferimento all'inizio, che era Alice, quindi il cane ha conosciuto solo Alice all'inizio, tranne le ragazze che gli danno da mangiare, puliscono, va bene, però come riferimento proprio per le uscite, per imparare cose nuove, solo una persona. Dopo la persona fa da tramite, ha fatto da tramite, infatti Dana oggi qua che passeggia in mezzo a noi, non si avvicina ma già ci tollera, prima non l'avrebbe tollerato, sarebbe scappata a nascondersi in qualche buco. Abbiamo parlato con Ilenia, che ti ha spiegato un po' qual è l'importanza del suo lavoro all'interno della vostra associazione, e adesso parliamo di due cani come Sam, che sono proprio, hanno dei problemi che sono facilmente riscontrabili anche in altre situazioni, per esempio dei cani che possono essere nelle nostre case. Esatto, allora Cuba e Sam sono due incroci, hanno più o meno 2 anni e sono da noi prima di tutto perché sono stati dimenticati in pensione. Sono stati portati dalla proprietaria per qualche giorno e dopo 6 mesi erano ancora qui, lei è sparita dalla circolazione, quindi è intervenuta anche la ASL di zona e siamo riusciti alla fine a ritirarli. Cuba e Sam hanno i classici problemi di cani che non hanno fatto esperienze, probabilmente hanno vissuto sempre solo con questa persona e questo li ha portati a non conoscere il resto, quindi non conoscevano l'ambiente esterno, cani molto insicuri, cani che mostrano la loro insicurezza essenzialmente abbaiando. E sono cani che molto spesso i proprietari non capiscono e vengono sgridati per questo loro modo di fare. Non avevano molta fiducia delle persone, non sapevano cos'era il guinzaglio, cos'era la pettorina, o forse lo sapevano, ma c'è anche un forte trauma rispetto, sono stati abbandonati e questo grosso cambio della loro vita è un trauma per i cani.
E quindi essenzialmente loro quello che dimostravano erano il non mi fido di te, non so bene cosa succede, nel dubbio abbaio. Abbaio e mi agito e se mi sgridi io abbaio ancora di più perché ho paura. Con loro è bastato veramente poco, è bastato fargli capire che c'è una routine, ci sono degli orari ben precisi, che la loro giornata è ben scadenzata. Abbiamo iniziato a far associare a questi cani delle cose belle alla presenza della persona. La persona è quella che ti fa uscire, che fuori ti permette di annusare, di esplorare, che ti premia se vieni da lei e smetti di abbaiare, che ti ignora quando hai paura. E in effetti si sono dimostrati dei cani fenomenali. Cioè Cuba, la vedrete, è un cane che sembra addestrato. Al seduto, il terra, dalla zampa, è tranquilla quando serve, se l'abbiamo portata al bar si sdraia di fianco a noi, è ovvio, ha ancora un po' insicurezza nei confronti degli estranei, ma basta conoscerla un paio di volte per farla smollare. Quindi un appello appunto affinché trovi famiglia. Diciamo che se qualcuno volesse venire a conoscere la nostra Cuba, passare un po' di tempo con lei, si troverebbe un'amica fenomenale. Perché se la porta a casa. È veramente, veramente brava, esatto. Ma anche Sam. Sam è un po' il nostro pagliaccetto, perché lui ha tanta paura, ma poi si dimentica di aver paura e allora diventa nostro amico. Valentina, adesso parliamo di Shin, un altro dei vostri cagnoni in adozione e anche un po' il vostro simbolo perché sta proprio sulle vostre magliette. Esatto. Shin, uno di Rescue. Allora, Shin è la nostra mascotte, è un cane fantastico, è un cane che è nato nel 2005, è un Amstaff, quindi un cane di razza, purtroppo anche i cani di razza si trovano a dover aver bisogno di noi. Lui era di una persona, di un privato che purtroppo si è gravemente ammalato e non poteva più occuparsene, pertanto è stato ritirato prima da altre associazioni e al momento è invece con noi e cerca casa, nonostante la sua età, nonostante i suoi acciacchi, spera ancora di trovare una famiglia. Nonostante la stazza, è un cane buonissimo, è un cane equilibrato, adatto anche a famiglie con bambini, purché si stia un po' attento perché è un po' irruento, ma è veramente un cane bravissimo. Meglio, noi cerchiamo una casa per lui, sicuramente con giardino, ma perché lui ama molto stare all'aperto, oltre che in casa ovviamente. E poi cerchiamo un'adozione cosiddetta come figlio unico, più che altro perché essendo cardiopatico, ha bisogno di stare tranquillo, siccome lui comunque si sente sempre un cucciolone, come potete vedere lui gioca, si diverte col tira e molla, il rischio che se ci fossero altri cani è quello di che poi si agiti troppo e possa avere delle problematiche dal punto di vista cardiaco, quindi cerchiamo insomma qualcuno che lo accolga però come unico cane della famiglia. Ecco qua Rebecca. Esatto, allora lei è Rebecca, è nata a ottobre dell'anno scorso, quindi ha più o meno un anno. E lei è l'esempio del randagismo di Napoli. È stata trovata per strada, aveva all'incirca un paio di mesi, un batuffolino in un angolino della strada che non si poteva lasciare lì. È stata soccorsa da Associazione Astra. Però il problema di cani di taglia media è che sono difficilmente adottabili, soprattutto in una realtà dove ce ne sono tantissimi. Lei ha aspettato la sua occasione per mesi a Napoli, fino a quando Associazione Astra ci ha chiesto una mano, ci ha chiesto di farla venire al nord in cerca di fortuna.
quindi è con noi da qualche mese, sta crescendo, sta mettendo la testa a posto. È una cagnolina molto vitale, lei adora il contatto con le persone, con gli altri cani, sta imparando a vivere adesso, quindi sta imparando le regole base in questo momento, però è una bellissima compagnia e ovviamente anche lei merita una famiglia, perché i cani più equilibrati e più socievoli con le persone sono anche quelli che soffrono di più un isolamento, e per quanto noi cerchiamo in tutti i modi di fargli compagnia, la maggior parte del tempo lei lo passa comunque in box. E poi c'è Ecate, un passato da cane da caccia. Esatto, c'è la nostra Ecate, una bretoncina, è entrata a far parte di Rescue Bow poco tempo fa. Ecate è l'esempio di quello che ci succede ogni volta che si apre la caccia. Ecate è stata regalata a questo cacciatore ad aprile di quest'anno, dopo una vita passata in Toscana come cacciatrice e fattrice. Questo cacciatore l'ha presa e l'ha messa a catena per mesi. Il cane era legato alla catena e di notte era legato alla catena, chiuso in un serraglio. La prima volta che è stata liberata, quando è stata aperta la caccia, Ecate per prima cosa è partita a razzo e non è tornata per più di un'ora. Il giorno dopo il proprietario si è presentato da un veterinario dicendo: sopprimimi il cane perché è ignorante, non torna al richiamo. Lasciando perdere tutte le parole che si è preso dal veterinario, siamo stati contattati subito. La telefonata è stata: Ali, ho un cane che rischia la soppressione e rischia anche di fare una brutta fine, perché un cacciatore che già viene da un veterinario a far sopprimere il cane è una persona di cui fidarsi poco. Se tu gli dici di no, lui può portare a casa il cane e purtroppo può anche decidere di sopprimerlo da sola. E quindi Ecate è venuta da noi. In realtà è un cane che ha bisogno di correre, di esplorare, di cacciare. Non puoi legare alla catena un cane e pretendere che questo torni al richiamo. Lei adesso è qui, è sana, ha fatto il check-up completo, è prontissima ad avere una nuova famiglia. Ovviamente, come tutti i cani da caccia, è estremamente dolce e socievole con tutti gli altri cani. E poi c'è quel simil maremmano bianco. Allora, il simil maremmano in realtà è la nostra professionista, si chiama Angie. E lei ci aiuta, lei non è in adozione perché l'ha già trovata, è il mio cane, però lei ci aiuta molto perché grazie a lei noi riusciamo ad aiutare gli altri cani a fare i cani e soprattutto a fare le prove di compatibilità. Allora, Angie è un cane molto equilibrato, non fa scattare rissa per niente. Con i cani appena arrivati, quindi che noi non conosciamo, la cosa migliore è metterli insieme a cani equilibrati per vedere la loro reazione. Ecate infatti adesso ci sta dimostrando che è perfettamente compatibile con un cane equilibrato. Poi ovviamente se uno attacca rissa magari si risponde, però è la nostra dog tester e anche lei diciamo che probabilmente sarebbe stata soppressa se fosse stata lasciata in strada dove era sua madre alla fine. Alice, questo cagnolino è appena arrivato. Esatto, il nostro nuovo uno di Rescue. L'abbiamo chiamato Mirto perché lui è sardo, è un pudu. E Mirto erano mesi che vagava per le strade in Sardegna ed è stato notato da una persona in vacanza che si è preoccupata di vedere un cagnolino così piccolo da solo in spiaggia e senza nessuno. Ha fatto delle ricerche, ha cercato i proprietari e non ce n'erano. Ha provato a chiedere informazioni a tutti i passanti o anche esercenti di attività, ristoranti, bar, e tutti gli dicevano che questo cane era abituato ad andarsene in giro e anche attraversare la strada provinciale con il rischio di essere investito. È un cane molto dolce, adesso è in braccio perché, a parte il fatto che non sa ancora cosa è successo, si è appena fatto un viaggio in nave, quindi diciamo che è un po' stressato, ma soprattutto non sa andare al guinzaglio perché ha vissuto da randagio. La volontaria, grazie ai veterinari della zona, ha messo in regola i suoi documenti, ha richiesto di poterlo prendere
e ha chiesto a noi di poterlo accogliere, ovviamente è stato detto di sì. E quindi è arrivato anche Mirto. Adesso gli abbiamo letto il microchip, è stato sverminato, e adesso mangerà la sua pappa. Dopodiché inizieremo piano piano a conoscerlo per riuscire a stilare una descrizione sufficientemente esaustiva da trovargli una buona famiglia, una famiglia che vada bene per il nostro Mirto. Si parla di indice di adottabilità. Sì, detto anche IDA. È un indice che noi utilizziamo per capire quante probabilità ha un cane di trovare casa o meno. Un IDA molto basso significa che il cane è richiesto da molte poche persone. Ad esempio, un cane di taglia grande, maschio, nero, con magari un passato di aggressività, un IDA molto basso perché essenzialmente nessuno lo prenderebbe. Un cane magari di taglia piccola, già socializzato, cani con le zampine corte che quindi sono anche un po' più buffi, eccetera, sono cani che hanno più probabilità. È brutto a dirsi, però in una realtà italiana dove ci sono migliaia di randagi dobbiamo anche tener conto dell'indice di adottabilità, perché riempire la nostra struttura, che comunque ha solo 10 posti, di cani molto difficilmente adottabili significa togliere la possibilità a cani molto più adottabili di andare a casa. Per questo motivo noi cerchiamo di avere una sorta di equilibrio. Abbiamo cani con un IDA basso, come ad esempio Shin, che è anziano, è molto grosso, ma affiancando dei cani con indice di adottabilità più alto, come pensiamo sia ad esempio Mirto, che comunque è stato preso, portato subito nella casa di questa ragazza, si è fatto un viaggio, non ha mai dato problemi, quindi ci aspettiamo che sia un cagnolino molto simpatico e velocemente adottabile. Valentina, è molto importante la vostra azione di aiuto per cercare una casa a questi cagnolini, però sarebbe soprattutto importante prevenire gli abbandoni, giusto? Esatto, esatto. Infatti a noi piace dire che aiutiamo sia i cani ma anche le persone, in che modo? Cercando proprio di fare formazione e sensibilizzazione in ambito cinofilo proprio per prevenire gli abbandoni, il randagismo e per prevenire proprio situazioni in cui i cani poi si trovano a disagio e si trovano poi appunto ad aver bisogno di essere aiutati. E pertanto quello che noi facciamo sono proprio delle attività in cui ad esempio incontriamo le persone in area cani, facciamo delle lezioni anche proprio di legislazione, piuttosto che insegniamo come si usa la museruola, il guinzaglio, piuttosto che ci occupiamo di formazione dei nostri volontari, formazione anche collaborando con le scuole di educatori, facciamo venire tirocinanti qua a fare educazione e inoltre quello che noi facciamo è un'assistenza anche ad altre associazioni, ad altri volontari con consulenze di indirizzo, con aiutandoli anche a pubblicare degli annunci per i loro cani, insomma in qualche modo non aiutiamo solo i quadrupedi ma aiutiamo anche i bipedi. Fate anche degli incontri pubblici con la cittadinanza, hai già parlato delle scuole, però fate anche incontri di questo tipo per sensibilizzare. Esatto, stiamo tra l'altro organizzando di fare degli incontri nelle scuole sia elementari che medie, proprio per insegnare già insomma, in età scolare che cosa vuol dire avere un cane, occuparsene e quindi prevenire tutta una serie di problematiche che ci possono essere. E poi c'è Lewis. Lewis, allora il nostro biondo salentino, è un cane che arriva da Lecce, randagio, accalappiato a Lecce a circa un anno, per cui del suo primo anno di vita non sappiamo nulla. Anche lui è stato ricoverato prima in un rifugio al sud e poi è venuto al nord ed è arrivato a noi. Luis è un cane che
Praticamente adora gli spazi aperti, ha un carattere molto indipendente e non ama più di tanto il contatto con le persone. È un cane infatti che può arrivare anche a diciamo, reagire se viene troppo pastrugnato, come spesso si fa con i cani di casa. E pertanto, allora, prima di tutto lui sta seguendo un programma di riabilitazione impostato da una veterinaria comportamentalista con cui noi stiamo collaborando, con la supervisione della nostra rieducatrice cinofila, e è seguito esclusivamente da tre volontari che ormai lo conoscono e che lui ha come riferimenti. Per Luis cerchiamo quindi una famiglia senza bambini prima di tutto, per sicurezza. Una famiglia che abbia una casa con un giardino grande, che lasci questo cane i suoi spazi, che interagisca diciamo il meno possibile con questo cane. E in questo modo potrebbe essere anche lui un cane felice. Insomma, è un cane che non vuole essere considerato più di tanto, come la maggior parte dei cani, un membro della famiglia, ecco. Questo... Poi indipendente. Esatto, questo per dirvi che veramente ogni cane ha la sua personalità, non sono tutti uguali. Alice, grazie davvero per averci ospitato, averci aperto le porte del luogo dove voi tenete i vostri amici pelosoni, e ovviamente speriamo davvero che tutti loro trovino una famiglia. Sì, esatto, questa è la speranza numero uno, non morirà mai, veniteci a trovare, noi siamo qui appunto a Isola Bettolina di Gaggiano. La domenica siamo sempre qua, i nostri cani aspettano una vera famiglia, quindi venite, venite da noi! Altra piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete con noi per la terza parte di Cani e Gatti, dove abbiamo un altro servizio, quindi rimanete qua! Bentornati dalla pausa pubblicitaria, eccoci qua per la terza parte di Cani e Gatti e Compagnia. Adesso sempre la mia collega Barbara Fogazzi ci porta in provincia di Brescia, dove c'è stato un raduno nazionale UCIS, dove squadre di lavoro a due e quattro zampe si sono allenati ovviamente per essere pronti in caso di emergenza per aiutare la popolazione. Vediamo. Volontari, 360 cani, 50 scenari di ricerca in superficie, acqua e tra le macerie sparsi in tutta la provincia. Sono i numeri del raduno UCIS 2017, la maxi esercitazione che ha portato a Ghedi nel Bresciano il mondo delle unità cinofile da soccorso per un intero weekend dall'8 al 10 settembre. A farci entrare nel vivo di questi tre giorni, di questo evento così importante per quanto riguarda la cinofila italiana, è Davide Salvi, che è il consigliere nazionale UCIS. Che cosa sta avvenendo? Beh, qua abbiamo il fulcro di tutto l'evento, stiamo parlando di 500 volontari, stiamo parlando di 370 cani che arrivano un po' da tutta l'Italia e tutte le nostre specializzazioni sul soccorso. Partiamo da soccorso in superficie, soccorso macerie, soccorso in acqua e anche sulla parte, che è la novità di quest'anno di UCIS 2017, sulla discriminazione olfattiva in centro urbano e extraurbano. Facciamo un passo indietro. Che cos'è UCIS, per chi ancora non la conoscesse? Beh, UCIS è un'associazione nazionale di secondo livello, è parte integrante della colonna mobile nazionale del Dipartimento di Protezione Civile,
È 30 anni, quasi l'anno prossimo, il trentennale che è registrata come associazione nazionale e raggruppa quasi 1200 unità cinofile con 140 gruppi su tutto il territorio nazionale, da Bolzano alla Sicilia alla Val d'Aosta. Poi ogni anno realizzate questi raduni e siete tornati in terra bresciana. Siamo ritornati dopo qualche anno in terra bresciana con dei numeri elevati, sono aumentati sempre di più. Noi lo chiamiamo raduno, ma alla fine è un'esercitazione a tutti gli effetti. Calcolate che ci sono degli scenari operativi anche di notte. È un momento di confronto e di crescita perché le squadre lavoreranno tutte miste fra di loro e lavoreranno con vari istruttori di tutto il territorio nazionale. In concreto che cosa avverrà? Per esempio, cosa assisteremo noi oggi? Beh, oggi assistete a un evento di ricerca su macerie, ci sarà una fase di posizionamento del figurante, ci sarà una fase di ricerca e quello che poi fanno i nostri cani durante una situazione di emergenza. A Matrice è stato l'evento proprio dell'anno scorso e questi campi, questi cani servono proprio per far sì di essere pronti a un'eventuale emergenza. Questi cani hanno un addestramento particolare per essere pronti in queste emergenze? Allora, i cani sicuramente hanno un addestramento molto particolare, ma l'addestramento viene dato dal conduttore. La pazienza, l'amore per il proprio cane, perché dobbiamo dirlo, questi cani sono dei nostri conduttori a spese loro e tutto il resto. Noi li chiamiamo cane conduttore volontari a sei zampe, non a due o a quattro, perché è comunque un binomio che va in coppia. È qualcosa di natura, ti nasce sia dal punto di vista del volontario, ma il cane ce l'ha nel suo DNA. Che caratteristiche deve avere un cane da soccorso? Beh, allora, i cani da soccorso devono avere un po' di tutto, dalla parte della canna nasale un po' lunga, dalla razza, senza nessuno che me ne voglia, ma il carlino è un cane abbastanza limitato, ma anche la struttura del cane e la resistenza alla tempra. Noi cerchiamo sempre di privilegiare cani abbastanza selezionati, che non abbiano malattie, perché calcolate che un addestramento di un cane ci vuole qualche anno. Poi, se calcoliamo che sugli 8-9 anni un cane comincia ad andare verso la pensione, il tempo di utilizzo è veramente poco. Se poi il cane ha un problema di malattie, è veramente tempo perso e anche per il cinofilo. Però abbiamo anche dei cani meticci, come ad esempio oggi ne abbiamo uno qui in campo, che lavorano normalmente e forse certe volte sono anche un po' meglio degli altri. Durante un'emergenza, una fase di emergenza, il cane immagino riceva l'energia comunque che viene dalla situazione caotica in cui si trova, quindi immagino una situazione di stress, come si fronteggia? Ma guarda, io non so se il cane prende lo stress o è l'adrenalina del conduttore o è se è più stressato il conduttore. Noi abbiamo visto che Amatrice forse è il cane più sereno, più tranquillo durante un'emergenza che il conduttore. Il conduttore è un po' più agitato, un po' più sotto stress, perché calcolate che le prime ore c'è una confusione tremenda, non si sa quello che si trova e poi via via si interviene. Però il cane secondo me è una bella terapia anche per il conduttore in emergenza. Siamo con Vito Archetti, che è il presidente della PVC, la Protezione Volontaria Civile di Ghedi, un'associazione molto importante. Sarà lui oggi che un po' ci darà i numeri della realtà del soccorso. Sì, do proprio i numeri, come dicevamo. No, abbiamo messo in piedi questa esercitazione, come diceva Davide prima. Praticamente su 3 giorni gireranno circa 500 volontari. 360 cinofili, 370 cinofili più o meno, e gli altri sono volontari di contorno. Noi li chiamiamo di contorno, ma in realtà sono delle fantastiche persone che ci danno una mano poi a gestire tutta la cosa, perché la parte logistica è molto importante. Ci saranno circa 200 mezzi in giro per la provincia di Brescia, per un totale di 3.000 km percorsi più o meno. Abbiamo richiesto alla provincia, che ringrazio, la colonna mobile per riuscire a gestire anche i pasti, perché sono importanti. Ne faranno dai 2.000 ai 2.500 in 3 giorni, quindi comunque una mole importante di lavoro. Distribuiremo le esercitazioni su 50 scenari,
che vanno da Ghedi, cominceremo da Ghedi a arrivare fino a Polavano, fino a Rovato, superficie, maceria, acqua, faremo un passaggio di mentrin urbano anche in centro del paese e ci sposteremo sul lago d'Iseo nella serata per testare proprio tutte le discipline, anche l'acqua, per testare proprio tutte le discipline. Faremo dei percorsi intensivi dove andremo a testare il binomio, il famoso volontario 6 zampe, andremo a testare, più che testare il cane, cercheremo di testare proprio il binomio, come lavora e come si rapporta in una situazione di stress, appunto. E poi ci saranno anche degli scenari della formazione, sulla formazione, perché comunque è un'esercitazione, comunque per noi è un modo di addestrarci comunque insieme per confrontarci, che è sempre la cosa migliore. Che cosa vi spinge ad essere volontari e in questo caso ad essere volontari insieme al proprio amico a quattro zampe? Beh, sicuramente la prima parte è il volontario, ce la devi avere dentro. Se non hai la passione di poter dare, non puoi fare il volontario. Quindi questo sicuramente parte da te. Dopo, la passione del cane è quella che unisce il tutto e quindi metti insieme e viene fuori questo binomio che secondo me è una cosa fantastica, se poi il cane è un amico veramente fedele. Voi dovete essere sempre pronti perché appunto le emergenze non si sa quando capitano, e quindi come vi preparate? Facciamo, a parte l'addestramento che fai, non dico quotidianamente perché il volontariato, noi abbiamo anche una famiglia, abbiamo anche un lavoro, quindi non riesci a farlo quotidianamente, però quando abbiamo la mezz'ora di tempo ci addestriamo con il cane, perché comunque il cane ha bisogno di questo, lo prende come un gioco, cerchiamo di fare l'addestramento tutto basato sul gioco, sul benessere del cane, quindi non è proprio lo stare insieme che porta molto il rapporto. E poi facciamo tanti corsi nel weekend, quando ce lo permettono le famiglie, perché questo è da dire, nel weekend facciamo dei corsi anche teorici, abbiamo fatto poco tempo fa con UCI, ci abbiamo messo in campo 2 anni di formazione proprio per il cinofilo, quindi il BLSD, il laico, in modo da, come si dice, anche a livello sanitario darci un po' di cultura, che è importante in questo caso, ma da lì a passare alla cartografia per essere sempre più professionali, perché è vero che siamo volontari, ma è vero anche che questo sistema richiede molto professionalità. Non andiamo a prendere, a scaricare le cassette della frutta, che non me ne voglia nessuno, ma quando vai da una persona che sta male vuol vedere davanti a te, da sé una persona qualificata, che sia volontario, che sia un'istituzione, che sia... E da quanto è volontario? Dal lontano 1800, no, dal lontano 17 anni fa più o meno, sì, più o meno sono 17 anni che faccio il volontario. Ho cominciato con il soccorso sanitario, sono un istruttore 118 qua della provincia di Brescia, 12 anni fa circa è arrivata la passione anche per il soccorso cinofilo e mi sono addentrato anche in quello. Che esperienza ha fatto in questi anni? Allora, a parte il coordinare un gruppo importante che è stato da matrice, io non ci sono stato, non ero pronto col mio cane, quindi ho lasciato lo spazio a chi era più pronto, giustamente, però i ragazzi sono stati da matrice, quindi il coordinamento comunque fa parte anche dell'emergenza, è un'esperienza, ma poi abbiamo fatto alcuni crolli, diciamo, locali, l'ultimo mi ricordo 2 anni fa, la ricerca di un bambino sul Mantovano, un bambino indiano che si era perso, diciamo cose locali, ecco, in questo, nel dintorni. Territorio di Ghedi, questo comune della provincia di Brescia, siamo in compagnia di Gabriele Girelli che è l'assessore all'ecologia, un evento molto importante che avete fortemente voluto sul vostro territorio.
per noi come amministrazione è stata un onore avere questo tipo di esercitazione. Mi dicono tra l'altro che è da 10 anni che non c'è uno spiegamento di forze in campo come quest'anno, pertanto avere sul territorio un evento del genere per noi è stata solo ed esclusivamente che una fortuna, devo dire. A parte poi l'apprezzamento che in ogni occasione ribadiscono e la stima che ho nei confronti di questi ragazzi, sotto qualsiasi forma di volontariato, ritengo che veramente questi siano degli angeli quasi, perché veramente fanno cose fantastiche. E proprio oggi in questi 3 giorni li vedremo insieme ai loro cani. Beh, questo lei tocca una cosa che io amo i cani, pertanto trovo una... Da parte mia assolutamente una cosa incredibile, tant'è che farò di tutto stasera nella presentazione, quando sarà presente la Rurità, far sì che anche loro siano protagonisti sul palco insieme a noi. Conosciamo meglio questi volontari a 6 zampe. Ecco qua Sansone, il cane che diciamo per oggi mi ha salvata in questo scenario di post terremoto. Parliamo con Margherita, che è la sua conduttrice, ci parli un po' di lui? Sì, Sansone ha 7 anni, ha cominciato tardi l'addestramento, ha cominciato sui 5 anni, però mi sta dando tante soddisfazioni. Perché hai deciso di iniziare questa avventura con lui? Ma è stato... uno scherzo, ho cominciato a sentire parlare dell'associazione, ho cominciato a entrare per imparare a portare in giro il cane, i soliti comandi, seduto terra, invece poi si è dimostrato talentuoso, gli piace, allora... È un piacere lavorare con lui, quindi. Sì, sì. E di carattere com'è Sansone? È buonissimo, è un maschio anomano, è proprio buonissimo, va bene, va d'accordo con tutti. Adesso in che fase di... preparazione siete? In che fase di addestramento siete? Siamo, spero, a buon punto. Dovremmo fare i prossimi esami. Speriamo bene. E Achille, altri 2 volontari del Lucis, ci parli un po' del tuo cane. Beh, Achille, innanzitutto, come vedete, è un cane da canile che ho preso nel 2010 e che già fin dall'inizio dava dei grandi riscontri in quello che è l'attività da soccorso, e come tale abbiamo proseguito in questo binomio uomo-cane che poi si è rivelato una grande esperienza, ecco. E, che dire, lui ti dà tutto alla fine. Io amo più gli animali dei cristiani, quasi posso tranquillamente dirlo, anzi dai, amo più gli animali dei cristiani. E è stata la mia prima esperienza di cane e a quanto pare è stata fenomenale. Farò fatica a trovarne un altro così, speriamo. E Achille, hai detto che ha un carattere bellissimo, com'è? Dai, spiegacelo un po'. Beh, allora, Achille, come ogni cane, è un cane che va gestito in una determinata maniera, quindi con un po' di attenzioni, anche loro hanno bisogno delle loro attenzioni, quindi... È un cane che sicuramente mi ha dato tanto, sicuramente spero potrà dare ancora tanto. È un cane che anche a casa non ha nessun tipo di problema, perché io insieme come compagno di giochi ha un chihuahua ed è fantastico, a meno che proprio non esageri il chihuahua, ma lui è veramente equilibrato e mi ha dato e mi sta dando tante soddisfazioni. È stato facile quindi addestrarlo?
Facile, oddio, è un po' troppo semplicistico, nel senso che il binomio uomo-cane comunque sia deve crescere e ci devi dar dentro tutti i giorni, a prescindere dagli addestramenti al campo macerie, al campo da superficie, in ambiente e così via. È una vita insieme alla fine, perché tutti i giorni addestri il cane, sia a livello quindi per quello che è il fine, cioè la ricerca di un disperso che sia sotto macerie o in superficie, sia per quello che sono gli aspetti comportamentali di un cane che deve, come saprete meglio di me, un cane da soccorso deve comunque mostrare equilibrio, deve essere un cane moderato, deve saper stare dove deve stare. Come vedete adesso qui lui al massimo gira nel suo pezzettino, non è che vuole andare a sbrigare pur essendoci altri cani qua che ci girano intorno, ecco. Dopo ripeto, c'è chi ci impiega un pochino più di tempo e chi come me è stato fortunato, perché io non reputo di essere una persona brava, sono stato molto fortunato ad avere lui, ecco. A che punto siete dell'addestramento? Beh, allora lui è un cane operativo, quindi come tale diciamo il percorso non è finito, continua, perché alla fine quando si arriva a brevetto non è la fine ma è soltanto l'inizio, quindi si continua a lavorare sempre, perché il cane disimpara, il conduttore deve essere sempre allenato, comunque sia bisogna avere un minimo di prestanza fisica, comunque sia delle doti caratteriali, bisogna fare dei corsi che UCIS comunque sottopone all'attenzione di ogni volontario. E siete già stati operativi in missione? Sì, allora abbiamo fatto delle situazioni emergenziali qua nella provincia per quel che riguarda gli aspetti di superficie, quindi alcuni dispersi, e siamo stati impiegati anche all'ultimo terremoto di Amatrice, dove abbiamo lavorato nel comune di Amatrice e nel comune di Sommati, che è una frazione. Cosa ti ricordi di quell'esperienza? Tante cose, adesso dovremmo stare qui magari troppo a parlare, però comunque sia quello che mi è rimasto impresso veramente sono gli occhi delle persone che c'erano là, che hanno subito il dramma, e gli occhi dei volontari che nel limite del possibile e anche oltre facevano tutto quello che era possibile per dare aiuto, a prescindere dall'aspetto cinofilo, quindi anche i volontari, che siano essi di protezione civile, vigili del fuoco effettivi e non, soccorso alpino, tutti i corpi che c'erano là, tutti veramente a dare tutto quello che potevano e anche oltre. Comincia adesso a lavorare sole, una formazione particolare per lei? Più che particolare, è un cane giovane, un cane che sta cominciando adesso, è un annetto che stiamo cominciando, che abbiamo cominciato ad addestrarla, e va ancora con lo stimolo. Quindi cosa vuol dire lo stimolo? Io gli faccio vedere una cosa che gli piace, in questo caso è una bottiglia di acqua vuota, lei gioca con questo, quindi siccome abbiamo detto prima che il cane gioca molto col padrone, gioca molto col figurante, utilizziamo il suo gioco per cercare di insegnarle a venire a cercare. Quindi il figurante la stimolerà come vi faccio vedere adesso, e vado a nascondermi in una cosa un po' leggera, un po' tranquilla, lei viene, io la faccio magari abbaia e la faccio giocare. Questo prima di farti andare ti voglio chiedere soltanto una cosa molto molto veloce: come si capisce che un cane è pronto? Si prova e si vede se usa il naso, alla fine un po' è quello, nel senso se ha voglia di venire a cercarti, se ha voglia di stare con te, ha voglia di stare col figurante, col il disperso, in questo caso finto ovviamente per fortuna, e se ha voglia di giocare tanto, questo è una dote, è una cosa importante. Poi da lì piano piano si vanno a canalizzare le energie che il cane ha, quindi non so, è molto agitato, le canalizziamo sulla ricerca, le canalizziamo, annusa molto perché è un cane predatorio, con un forte predatorio, andremo a canalizzare quella predatorietà che ha nella ricerca. Vito, ci vuol presentare Cooper? Sì, Cooper è un border collie, una linea, non una linea da lavoro, è una linea di bellezza che però abbiamo utilizzato perché, come ho detto prima, sono tutti i cani secondo me possono essere utilizzati per lavoro, ovviamente in base alla struttura e tutto quanto si fanno fare quello che è più d'attitudine per loro. È un cane secondo me molto... molto portato, adesso ha 3 anni e sono 2 anni che lo stiamo addestrando, anche lui è quasi prossimo all'esame, speriamo che arrivi alla svelta, niente che dire, risponde bene e basta.
Dicevi prima che la dote che fa capire quando un cane è pronto è proprio il fiuto, il naso. Sì, quello sì, lui lo usa bene, ha imparato abbastanza la svelta. È un cane, noi lo chiamiamo Fonti, lui va in giro un po' così con la coda in alto, orgoglioso. È un po' orgoglioso, però quando lavora lo mette giù bene il naso e lavora bene, quindi bene, molto bene, sta venendo ben, molto bene, sì. Lui è un cane di razza, però ci sono anche dei metici, abbiamo visto anche prima un cane che arriva dal canile, quindi a nessun cane, a nessun tipo di cane di questo splendido animale è precluso l'ingresso in UCIS? Assolutamente no, non è tanto la razza del cane, certo, ci sono delle razze che magari vengono un pochino più selezionate da lavoro e questo va bene, però noi in associazione abbiamo molti cani che vengono dal canile, che recuperiamo e cerchiamo di portare alla ricerca, non tanto per il lavoro della ricerca, ma già il recupero è una buona azione verso il cane. Dopo, se attraverso il recupero, attraverso il gioco, attraverso l'addestramento fa anche la ricerca, ben venga, e tutti i cani si possono utilizzare. Certo, prendiamo un chihuahua su una macerie, su una catastrofe, su un crollo, ovviamente non si può utilizzare, ma questo è logico, però volendo il cane annusa e il cane cerca. L'abbiamo vista prima, lei è ancora proprio alle fasi di inizio per questo tipo di addestramento, parliamo di lei, ce la vuoi presentare? Allora, Sole è un meticcio, verosimilmente incrociato tra un border e un Amstaff, probabilmente, ancora un po' timorosa, ancora un po' paurosa, circa un anno e mezzo, adesso sono un badolato, è un cane che secondo me è splendido, ha una vivacità impressionante, va ancora un po' all'apri, come diciamo noi, nel senso che è ancora un po' adolescente, quindi tende ancora, non è ancora così ben precisa, ma ci sta, è una cosa normale, sono circa 6 mesi, 8 mesi che la stiamo addestrando, sta rispondendo bene, ma ovviamente siamo all'inizio, quindi ancora un po' di strada c'è da fare. È un meticcio, come dicevo prima, tutti i cani possono lavorare, questo è l'esempio, piano piano arriverà anche lei. Adesso abbiamo visto dei cani che lavorano prevalentemente in superficie, ricerca, però in queste giornate avremo anche l'opportunità di vedere all'opera anche dei cani che cercano in acqua. Quali sono, diciamo, le caratteristiche che devono avere? Ma il cane che cerca in acqua in realtà devono essere dei cani un pochino più possenti, un pochino più grossi, perché hanno la difficoltà, hanno bisogno di avere un po' di muscoli, insomma, per a nuotare, per poi afferrare la persona, attirare la persona, quindi questa è un po' la caratteristica principale. Ci sono magari il pelo un po' più pesante, insomma, ecco, sono cani un pochino più portati, un border non ce la farebbe o farebbe molto più fatica perché ovviamente è molto più leggero. Quindi vengono selezionati cani tipo il Terranova, non so, il Leonberger, ecco, questi cani che hanno un po' più di massa muscolare, un po' più grossi. Nostro servizio qui al raduno dell'UCIS nazionale a Ghedi, ma poi sparso un po' in tutta la provincia di Brescia, in varie realtà, in questo punto che per noi è panoramico, nel senso che alle nostre spalle si può vedere lo scenario nel quale voi avete lavorato, uno scenario in questo caso post-terremoto.
Sì, questo qua è uno scenario appunto simulato, che simula un post terremoto, dove ci sono varie difficoltà tecniche. È un campo che è praticamente 20 anni che stiamo costruendo e che è ancora in evoluzione, perché comunque sia il cane ha bisogno sempre di evolversi, e quindi anche il nascondiglio deve essere diverso, più tecnico. Vuoi, non lo so, lo sfiato, l'odore più fine, e quindi continuiamo a cambiare. Sì, comunque è un post terremoto. In questi scenari c'è pericolo per l'uomo, ma anche per il cane? No, in questi scenari simulati ovviamente no. Noi cerchiamo, ma come penso che sia logico, di mettere sempre in sicurezza la nostra persona, il nostro cane, perché comunque deve imparare, non deve fare delle cose strane. Quindi di conseguenza noi amiamo i nostri animali e non sarebbe assurdo mandarli a fargli del male. Anche quando siamo in una realtà che comunque c'è pericolo, restiamo sempre a disposizione dei vigili del fuoco e sotto il comando del vigile del fuoco, che ci dice: questa donna puoi andare perché non c'è pericolo, e questa donna invece puoi andare. La stessa cosa facciamo qua, quindi di conseguenza non faremo mai non metteremo mai in pericolo né i nostri volontari né tanto i cani. E Lucis ha bisogno di volontari? Sì, non siamo mai abbastanza, ce n'è bisogno sempre in continuazione, c'è bisogno di tanti volontari professionali. Non professionisti ma professionali, però già il volontario che ti dà quell'ora, che ti aiuta anche solo a tenere pulita una sede, è un volontario speciale, perché comunque sia un'ora del suo tempo e un'ora che è importante per la comunità. E soprattutto un grazie anche a questi amici Quattro Zampe, perché sono sempre fondamentali anche in caso di emergenza. Assolutamente, loro sono un prolungamento del nostro braccio e dei nostri occhi, quindi cioè, i nostri cani sono la nostra vita in realtà, e quindi grazie sicuramente a loro. Grazie davvero per averci permesso di far conoscere i nostri telespettatori anche questo tipo di realtà, questa esercitazione in occasione del vostro raduno nazionale. Alla prossima. Grazie mille a voi e arrivederci. Siamo arrivati alla conclusione, vi ricordo sempre che potete trovare tutte le nostre puntate sul nostro canale YouTube Telecolor Green Team alla sezione animali, seguiteci anche su Facebook e sul nostro sito internet telecolor.net, dove siamo sempre aggiornatissimi con le notizie riguardanti il mondo animale. Io vi ringrazio per essere stati con noi e noi ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.